Dietro l'angolo di Elisa Mariotti. Quella mattina erano già le 10 e lui era ancora in pigiama. Andò in cucina a farsi una tazza di caffè. Mentre lo sorseggiava, con lo sguardo perso nel vuoto, una ventata spalancò la finestra che sua moglie aveva sbadatamente lasciato socchiusa. La bottiglia, che era in piedi sul tavolo, si rovesciò quasi completamente. L'acqua cominciò a scendere a piccole gocce dal tavolino, una dietro l'altra, ad un ritmo lento e costante. Giorgio rimase immobile. Stava osservando qualcosa che galleggiava in quella pozza d'acqua. In quell'istante realizzò che lui, nella sua vita, aveva sempre fatto come quel capello. Aveva sempre solo galleggiato. E forse era arrivato il momento di imparare a nuotare. Come se qualcuno avesse improvvisamente acceso una luce e rischiarato il buio che lo aveva circondato per tutti quei mesi, si vestì in fretta e furia, asciugò l'acqua versata e uscì di casa.